E la persona che ci parlerà oggi è il professor Del Guerra, che è del Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa ed ha lavorato la gran parte della sua vita scientifica nel campo della fisica medica, raggiungendo anche posizioni di notevole responsabilità a livello internazionale. Oggi credo che, se ho capito bene, ci farà una presentazione generale abbastanza teorica, e domani invece, se ho capito correttamente, un ricercatore molto più giovane del È CNR, molto più bravo. scusa, È molto più bravo. questo non sta a me dirlo, che è Panetta, farà invece delle esercitazioni e tu magari spiegherai un po' che cosa farà. Questa, la lezione di domani è qui alla stessa ora, invece l'ultima lezione è giovedì prossimo, sempre tenuta da Panetta, ed sarà qui alle 3:30 di giovedì, non questo della successiva. Ok, grazie. Grazie Mi consigliere. hanno cravattato. Buonasera, innanzitutto ringrazio coloro che mi hanno invitato a presentare questi argomenti. E l'idea di fondo è di farvi capire che la fisica medica, che è una disciplina multidisciplinare, perché c'è la fisica e la medicina, in realtà è non multidisciplinare tra due, ma di multidisciplinare tra tante discipline, perché ha bisogno indubbiamente della matematica e pesantemente della matematica. Allora, per riaggiustare un pochino il tiro, io vi farò in questa prima lezione, se ci riesco, cercherò di coprire tutti gli aspetti dell'imaging medico. La fisica medica è una branca più grande, l'imaging o l'immagine medica è una branca più limitata, che però è alla base della diagnostica, della terapia, della prevenzione, quindi è alla base di tutte le branche della medicina. E questo sarà molto descrittivo, cercando di dare i principi fisici e i principi delle tecniche, a cosa servono queste tecniche di imaging. Perché nelle lezioni successive, invece, Panetta vi porterà nel mondo degli algoritmi, cioè come si costruiscono le immagini per le varie tecniche. E allora lì ci sarà i metodi analitici, i metodi statistici, le trasformate di Fourier, le antitrasformate, il teorema inverso, tutti i problemi che sono tipicamente matematici, ma che sono la base poi che ci permettono a noi di costruire le immagini. La parte rivelatoristica, che è la parte più fisica, sarà volutamente tralasciata, ma la parte dei principi del perché se cose si fanno e come si fanno, invece, sarà quello che cercherò di farvi oggi. Prima devo fare, purtroppo, me ne scuso, ma è un impegno che mi sono preso, devo spendere 30 secondi per dire che io sono un distinguished lecturer dell'IEEE, cioè io appartengo a un'associazione internazionale di 500.000 ingegneri, dove ci sia un certo numero di volontari o pseudovolontari che a un certo punto dice te sei abbastanza vecchio per avere questo titolo. Questo titolo vuol dire che si deve andare a fare delle conferenze a illustrare quello che è la nostra attività, accompagnandolo, e questo è il messaggio. Questa ce la siamo già persa, no? Di qua. Sì. Accompagnandola da due slide che vi dice, sono solo due slide, che vi dice che cos'è l'IEEE. L'IEEE è una società che si occupa dell'Institute of Electrical Electronic Engineer. In particolare una sottosocietà è l'NPSS, che è Nuclear and Plasma Science Society. Io ho lavorato molto dentro questa società perché è quella che si occupa di tematiche di rivelatori per la fisica e di imaging medico. E poi vedete che queste sono tutte le varie cose. Se uno si volesse iscrivere, se c'ha i soldi del suo, si iscrive e fa parte di questa società, che è molto interessante da un punto di vista di ingegneristico elettronico, e anche c'è molta roba di informatica, di matematica avanzata. E questi sono semplicemente i vari committi di questa cosa. In particolare, vedete, Nuclear Medical and Imaging Science è quella, è la parte di cui mi sono sempre occupato, come diceva il professor Pecoraro, negli ultimi 50, 40 anni della mia vita. Bene, allora, i seminari sono organizzati come tre seminari.
Primo ve lo faccio io, gli altri due ve le fa Daniele Panetta. Più che esercitazioni saranno, è la teoria vera, la teoria degli algoritmi, la teoria delle ricostruzioni, la teoria dei processi mal condizionati, l'inversione di una matrice piena di zero, cose che sono l'essenza di questa ricostruzione. Il sommario si parlerà delle immagini biomediche, poi come si passa dall'immagine analogico e all'immagine digitale, cosa vuol dire, e poi si comincia a vedere le varie discipline della medicina, perché la stiamo applicando alla medicina, quindi la radiologia, in particolare un cenno alla mammografia e alla TAC. La TAC in realtà oggi non si dice più TAC, la parte moderna si dice TC, quindi se voi andate in ospedale e dice voglio fare un TC, gli dicono guardi qui ha sbagliato e si fa la TAC. In realtà sono loro che sono rimasti indietro, la TAC ora si abbrevia come TC. La medicina nucleare come imaging funzionale, quindi si parlerà di PET ex PET e coloro che hanno avuto qualche parente o qualche problema sanno benissimo, o anche si sono fatti dei particolari esami diagnostici, hanno avuto un incontro con queste metodiche. Beh, quello che vi vuol fare, vorrei fare, è dirvi come funzionano queste metodiche, tutto lì. E poi la risonanza magnetica e le sue capacità di indagini morfofunzionali. Vi anticipo che la risonanza magnetica si chiamava risonanza magnetica nucleare. Poi, siccome gli antinuclearisti non volevano che ci fosse nucleare, è diventata risonanza magnetica. Ma è un fatto, è un fenomeno nucleare, è un fenomeno del nucleo, quindi sono un po' delle scamotage un po' sciocche. E poi question time, nel senso che io cercherò di mantenere il livello piuttosto universale, diciamo, non voglio dire né basso né alto, universale, però sono pronto a rispondere a domande più puntuali e più cattive nell'ultima parte del talk. Allora, immagini biomediche. Beh, qui vedete un tipo di immagini biomediche, questa è la solito radiologia della mano, queste sono immagini cerebrali in sezione transassiale, transassiale vuol dire presa di così, sezione coronale, questa è in sezione sagittale, e queste sono immagini invece della PET, cioè sono immagini di tipo funzionale, queste, che danno la funzione del cervello, che non fanno vedere la struttura anatomica, ma fanno vedere quello che funziona e quello che non funziona. Queste invece sono le immagini anatomiche e questa è l'immagine complessiva, l'immagine di fusione. Ci sono tutto un argomento che non tratterò e non lo tratterà neanche Panetta, quello che si chiama diffusione delle immagini, cioè mettere insieme due immagini fatte su grigliature, su metriche diverse, per avere delle informazioni composte. Detto questo, l'immagine quindi morfologica e funzionale, le immagini fisiche e parametriche, la formazione di una bioimmagine, esempi di tecniche di imaging e poi i parametri importanti delle immagini. Tutto questo serve perché quando poi si fa le ricostruzioni purtroppo sono ricostruzioni matematiche, ma applicate a un problema fisico. Il problema fisico ha degli errori, ha delle perturbazioni, ha degli artefatti. E quindi tutte queste informazioni sono importanti quando uno poi deve andare a ricostruire, perlomeno capire che cosa vogliono dire. Allora, l'immagine è una definizione semplice perché dice la rappresentazione bidimensionale su un piano, una proiezione, l'immagine, una fotografia vi dà un'immagine bidimensionale o tridimensionale tomografica. Noi, chiaramente che tutta la matematica, la maggioranza entra nel gioco sulla tomografica, sulla tridimensionale. Dei valori che assumono ogni punto del campo di immagine una grandezza fisica misurata. Quindi, quando voi dite io do un'immagine, per esempio con gli occhi vedo un'immagine, io do un'interpretazione di una grandezza fisica che è tutto quello che il mio sensore occhio e il mio elaboratore cervello riesce ad avere. Così nel campo medico viene fatta una certa immagine di una certa grandezza fisica. Quindi la radiologia sarà una qualche cosa che è proporzionale alla densità del mezzo, nella medicina nucleare sarà un qualche cosa che è proporzionale alla concentrazione, nella risonanza nucleare sarà qualche cosa che è proporzionale ai legami dell'acqua in un certo punto, che è indice di certe condizioni fisiologiche o patologiche. Quindi c'è sempre una grandezza fisica. Anche se oggi si sta provando a fare un'altra cosa molto più avanzata, del cui ve lo dico e poi non lo dico più, che è l'immagine parametrica. Per capirlo,
voi pensate a, quando vi fate le analisi del sangue, fate l'analisi del sangue, alla fine vi viene una serie di valori, questi sono i parametri. Bene, questi parametri, se invece di vederli localmente, li vedete trasportati su un'immagine, per esempio la velocità di assorbimento dell'ossido di glucosio a livello cerebrale, non la quantità, ma la velocità, che è una proprietà, questa è un'immagine parametrica. Si dice, si racconta, che nel futuro, tra 10 anni, saranno tutte così, saranno immagini parametriche, non saranno più immagini di grandezze più facili a capire. Bene, detto questo, le immagini morfologiche le avete viste, quindi sono la presentazione della morfologia, cioè dell'anatomia in genere, di organi e apparati, sono tipiche ma non esclusive della radiologia. Le si possono fare anche con altre tecniche, si fanno con gli ultrasuoni, si fanno su certe cose, si fanno con la medicina nucleare. E quelle funzionali sono la rappresentazione e la distribuzione spaziale di una funzione biologica e sono tipiche ma non esclusive della medicina nucleare. Infatti si fanno anche con la risonanza, e anche meglio con la risonanza per certe cose. Questa è una diapositiva che illustra molto bene il concetto di funzionale e di anatomico e morfologico. Questa è un esame di una PET, per esempio. Questo signore ha qualche problema in questo punto qui, che c'è un problema polmonare, questa è la tiroide, questa è un'altra ghiandola che può essere infiammata. Bene, però più o meno, perché noi ci arrangiamo, dice sì, qui ci deve essere il polmone, ma esattamente dove non lo so, questa forse magari è la tiroide o forse no, è la paratiroide. Mi manca di sapere dove sono collocato. Benissimo, mi faccio una bella TAC e qui so dove sono. Metto insieme e ho la morfofunzionale, cioè la collocazione della funzionalità all'interno di un certo organo. L'equivalente è questo discorso qui. Queste sono le previsioni del tempo sugli Stati Uniti. Qui c'è chiaramente un tornado dalle parti dell'Arizona, sì, più o meno Arizona deve essere qui. Qui c'è bel tempo dalle parti di Boston e New York, perché noi sappiamo più o meno dov'è. Ma uno che non lo sa ha bisogno dell'Atlante degli Stati. Questa è la funzionale, questa è la morfologica. Questa è la funzionale, questa è la morfologica. È chiaro che ci vogliono tutti e due per capire qualche cosa. E se va in quella direzione, i sistemi che prendono tutti e due si chiamano sistemi ibridi. Allora, come si forma l'immagine biofisica? Questa è molto importante per capire appunto la ricostruzione. Questo è un oggetto di cui noi vogliamo avere un'immagine. Ma l'immagine in che senso? L'immagine sarà l'immagine di una certa grandezza fisica. Per esempio, la densità. Se questo rappresenta il cranio di una persona umana, questo sarà il cranio, questo sarà il racchio cervicale, questi saranno i denti. Quindi sto facendo una descrizione in base alla densità. Bene, questo ci avrò un certo strumento, che sarà una radiologia, che sarà quello che volete, e trasforma questa realtà nell'immagine. Questo è il sistema o la funzione di trasferimento dalla realtà all'immagine. Quello che noi vogliamo è passare dall'immagine, fare il problema inverso e andare alla realtà. Questo è tutto lì, non c'è altro. Bene, c'è un piccolo problema, che questa matrice o questa funzione che trasmette dalla realtà all'immagine, che noi dobbiamo invertire, non è facilmente invertibile o non è assolutamente invertibile, perché è piena di zeri, perché il problema è mal condizionato, perché c'è il rumore statistico che non si sa come trattare. Quindi tutto il problema della ricostruzione di immagini è nel definire questa struttura e nel fare l'inversione. Le tecniche di imaging si possono raggruppare sotto questo schema. Quelle radiografiche, radiologia, quindi estendiamo anche alla TAC e alla MOC. La MOC è la mineralometria ossea computerizzata, che si chiama anche densitometria essenzialmente, che si fanno soprattutto, fa il sesso femminile dopo una certa età, perché la caduta degli ormoni fa sì che si abbia la depapurazione del calcio dalle ossa. La TAC è la TC, è quella lì. E chiaramente nella radiografia ci sta la mammografia, ci stanno tutte le altre radiografie specialistiche, la neuroradiografia, eccetera.
La scintigrafia c'ha questo nome scintigrafia perché noi andiamo a vedere le scintille prodotte dal corpo umano, non perché il corpo umano scintilli di suo, ma perché andiamo a mettere delle sostanze radioattive che decadendo emettono dei quanti di luce, anzi dei quanti di alta energia, e questi vengono convertiti e diventano come delle scintille. È come se fosse una lucciola. Si dice come se fosse una lucciola perché oggi la luciferasi, che è l'essenza del fenomeno delle lucciole, viene introdotta all'interno del corpo umano, per ora su animali, per fare studi tumorali, quello che si chiama imaging ottico, quindi ha un senso chiamarle, di avvicinarle alle lucciole. La scintigrafia si guarda della distribuzione di un tracciante, poi ne parleremo tra un attimo, e le due tecniche caratteristiche sono SPECT e PET, che sono le tecniche ruotanti che danno la tridimensionalità, mentre la scintigrafia è quella che dà la planarità. Ma ci sono ancora diversi esami che si fanno in scintigrafia. Se c'è per esempio un problema di funzionamento renale, si fa una scintigrafia planare perché interessa conoscere qual è la clearance del rene per sapere se le valvole, diciamo, se i filtri, i glomeruli del rene funzionano oppure no. Quindi è sempre una tecnica più povera ma efficace. Ricordate che non esiste niente in medicina che sia più povero e quindi inutile. Ci sono esami molto poveri, molto utili, esami molto cari, molto utili. Dipende sempre dal tipo di diagnosi che uno vuole. Poi c'è l'uso degli ultrasuoni, di cui non vi parlerò perché la ricostruzione degli ultrasuoni è un po' diversa e anche piuttosto semplice. E gli ultrasuoni che sono applicati in prima istanza, tutti sanno, all'esame del feto per vedere se il feto è normale, se la crescita è normale, se la lunghezza del femore è quella giusta e così via, che vengono applicati a livello cardiologico, che vengono elevati ogni volta che uno sale le scale e si fa una storta, allora va a farsi vedere dall'ecografo per vedere se ci sono delle rotture tendine o delle infiammazioni. Quindi è una cosa di cui non parlerò, ma è un'altra di quelle tecniche povere, estremamente utili, infatti che è molto difficile farsi fare un esame di ultrasuoni, perché essendo povere, estremamente utili, il sistema sanitario nazionale le trascura, non costano e quindi lasciamole stare. Questa è una cattiva... Oddio, sono registrato. Questo me lo taglia poi, se no mi licenziano. Vabbè, però è la verità. La risonanza magnetica nucleare, questa avviene, si va a misurare l'onda elettromagnetica emessa dal corpo umano che è stato modificato dall'esterno, cioè si fa una perturbazione dall'esterno e si va a vedere la risposta. Lo vedremo in dettaglio. Le termografiche si fanno ancora, non hanno realmente avuto però un impatto diagnostico clinico importante. Quindi le immagini digitali. Allora, quando si fa un'immagine digitale, questa immagine è individuata da una serie di quadratini, se siamo nello spazio bidimensionale. Questi quadratini si chiamano pixel. Sono gli stessi pixel quando andate a comprare il nuovo smartphone, questo da 2 megapixel, da 5 megapixel. Che vuol dire semplicemente ci sono tanti quadratini indipendenti, ciascuno che dà un segnale, se viene colpito, e che ha un numero sopra. Se siete nel mondo tridimensionale, invece di chiamarli pixel, si chiamano voxel, volume element, sono dei cubetti invece dei quadrati. Ognuno di questi pixel ha quindi... questa è la riga, questa è la colonna e qui c'è un numero. Il numero è nient'altro che l'intensità del segnale su questo quadratino. Quindi sono tre informazioni che voi andate a dare. Queste qui possono essere messe su fette successive perché l'immagine si acquista sempre bidirezionalmente e poi dopo si mettono insieme. E quando si mettono insieme si fa una tomografia, anche lì c'è un problema per come metterli insieme, ma lo facciamo, lo sappiamo fare. I valori sono sempre di potenze di 2, quindi 64 per 64 i numeri di questa matrice, 128 per 128, 512 per 512.
Dice, ma perché non li faccio tanto più piccolini? Più piccoli sono e meglio è. Perché non vi dimenticate che c'è il rumore statistico, c'è il rumore gaussiano, c'è il rumore di fondo, quindi uno combatte con delle grandezze fisiche, non è solo la matematica. Quindi devi fare sempre un compromesso, di solito i 512 vanno bene. Poi abbiamo parlato di questi valori numerici 1, 5, 8, che vuol dire l'intensità, cioè quanti fotoni hanno colpito quel quadratino. E uno dice, ma io se posso farlo, perché io lo posso fare da un punto di vista tecnologico, posso arrivare a 32, a 64. Bene, questo è assolutamente inutile se le andate a vedere con l'occhio umano, perché l'occhio umano, per via del suo ADC che ha dopo il nervo ottico, quando va a decodificare i segnali, può vedere 20 livelli di grigio, al massimo. Una scala, quindi 2 alla 4. Al massimo, di più è inutile, però se lo fate in digitale allora ci avete tutta la strumentazione e potete andare a vedere certe zone di alto contrasto, basso contrasto, scala logaritmica, quindi questo è uno dei grandi vantaggi del digitale, poi lo rivedremo meglio dopo. Un altro cosa vi dice, ma l'analogico non è vero che è un continuo, ma è quasi continuo, perché ci sono, se avete studiato una volta, questi granuli d'argento che a un certo punto, se vengono ionizzati l'intorno, fissano l'immagine è latente, poi si sviluppa la lastra e viene l'immagine e così via. Se io vado a digitalizzare, per esempio una curva di risposta di questo genere e lo digitalizzo in 1, 2, 3 livelli, che è un 2 alla 2, vedete che questa curva rossa e la mia interpolazione a scalino ha degli errori, vado a calcolare l'errore e c'è l'errore del 12,5%. Se io invece la interpolo su questo che è un 2 alla 4, su 16, l'errore che io ho è probabilmente del 3%. Se la faccio su 256, l'errore che faccio è lo 0,2%, cioè il numero dei bit che voi andate a utilizzare per vedere la vostra l'altezza di una persona, 1,80 m più o meno, uno va a vedere, ma più o meno un millimetro. Qui lo stesso, andate a prendere una grandezza digitale e la dovete digitalizzare, è importante che la dinamica, come si dice, sia elevata per ridurre l'errore. Le immagini sono o bianco e nero, perché i radiologi erano abituati al bianco e nero, e quindi con la lastra si faceva solo il bianco e il nero e la radiologia ha continuato a fare il bianco e il nero e la medicina e la radiologia, la risonanza magnetica che è in mano al gruppo dei radiologi ha continuato a farlo in bianco e nero. I medici nucleari, poverini, che erano pochi ma aggressivi, dice, sai cosa si fanno? Invece di farlo in bianco e nero si fa a colori e hanno fatto la scala dei colori, utilizzano la scala dei colori. La scala dei colori si chiama anche scala a falsi colori, che non sono colori veri, non sono i colori dell'arcobaleno. Questi si possono usare tante scale. Questa è la scala più usata, la scala FIRE. E è la combinazione del rosso, green, verde e blu, e sono messi a 0,00, questo è il l'intensità 0, 0,07 è l'intensità 1, a 0,015 l'intensità 2 e poi partono quegli altri, ovvero sì, è una combinazione di rosso, verde e blu fino a dare una scala di questo genere. Bene, la scala di questo genere, quando è nero il segnale è 0, quando è bianco il segnale è massimo e la scala è fatta su 256. Questa è la scala tipica che si fa nella medicina nucleare, che non è la scala dei colori veri, non c'entra niente, si chiama infatti a falsi colori, ma ormai si sono tutti abituati a vedere questa scala e su questa si ragiona. Se io vedo su un'immagine PET che da una certa parte è bella rossa, dico, ah, questa è una zona calda, se c'è bianca è talmente calda che vuol dire che ho sbagliato qualcosa nel fare l'esame, se è nera invece è una zona spenta. Scala colori, ve l'ho detto. Allora, quando si fa l'immagine, bisogna tener conto dei parametri. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo avere un'immagine che è la riproduzione della realtà. Quella realtà essendo la rappresentazione di una grandezza fisica. Quella grandezza fisica dipende dalla tecnica che uno utilizza.
Se questa immagine è quella ideale che io mi aspetto, se per esempio faccio un Monte Carlo e ci metto dentro tutti i dati e vado a vedere cosa succede, questo è l'ideale, il termine di riferimento, il gold standard, diciamo, che io dovrei avere. In realtà l'immagine la posso vedere così, così, così o così. Questi sono i parametri che tengono conto che c'è una struttura fisica nel mezzo che altera questa immagine ideale nel trasferimento. La può alterare come? La risoluzione dell'immagine non è infinita, perché ci sono dei limiti alla risoluzione del mio oggetto, e questo fa sì che l'immagine venga con una risoluzione con i contorni sfocati, più allargati, non c'ho una definizione netta. In questo caso la intensità che era qui me la posso essere persa, mi posso essere persa perché alcuni non mi rispondono, alcuni pixel non rispondono come dovrebbero, altri rispondono completamente male e quindi c'è una diminuzione di contrasto. Altre cose sono che se io su un'immagine pulita ci metto fuori il rumore che può essere semplicemente dei pixel che rispondono male, o che se volete fare la rappresentazione ottica fate una fotografia e mentre fate la fotografia di fronte a un vetro che è leggermente opacizzato, che è sporco, e trovate che vi manca di nitidezza, non è che è fuori fuoco, c'è sovrapposto un rumore. Quest'altra invece, se io ho sbagliato qualche cosa e per esempio l'altezza, la distanza qua giù mi è convertita in maniera non lineare, quindi si hanno delle deformazioni di lati fatti, bene, tutto questo qui fa sì che io non posso fare un algoritmo che pigi un bottoncino e dall'immagine ideale vada alla realtà, perché parto dall'immagine degradata e allora negli algoritmi che utilizzo devo introdurre tutti i fenomeni di correzione per far sì che poi si possa fare questa inversione, o in maniera analitica o in maniera statistica. Questa è qualcosa che vi dice la risoluzione spaziale. La risoluzione spaziale, se ho due sorgenti, queste è a bassa risoluzione, queste sarebbero come si vedrebbero se fosse ideale, queste come si vedono perché la risoluzione del mio strumento è piuttosto blanda, non è molto buona, e quindi le vedo come sovrapposte, vedete, queste sarebbero individualmente le due, faccio la sovrapposizione e li vedo praticamente non distinguibili. Se invece ho un'alta risoluzione, faccio la sovrapposizione delle due, vedo la valle nel mezzo e sono distinguibili. Quindi la risoluzione spaziale vi dice come siete in grado di distinguere due punti vicini. Poi ci sono tutte le regole di Rayleigh, tutte le regole particolari per definirla, ma in buona sostanza vi dice quanto potete distinguere due sorgenti puntiformi. Quello che si dà sempre questo oggetto qui, si chiama la PSF, la funzione di risposta, ovvero sia, se io ho un punto, quindi una sorgente puntiforme, una sorgente luminosa puntiforme, oppure un'occlusione puntiforme in un tessuto omogeneo, se siamo in radiografia, la mia immagine come si presenta? Mi si presenta come un'immagine più grande, perché la risoluzione, il punto a dimensione 0, epsilon, e questo invece il mio device, il mio strumento, ha una certa risoluzione. Questa è l'immagine che viene fuori. È il profilo lungo un certo piano, e questa si chiama PSF, la funzione di risposta, point spread function. E di questa si dà la curva a mezza altezza. Ah, dice, ma noi abbiamo studiato matematica, si sa le distribuzioni gaussiane, si sa il sigma, si sa tutte queste belle relazioni. Purtroppo qui di gaussiano c'è solo il rumore statistico. Queste funzioni non sono quasi mai gaussiane, perché non rispondono a una statistica gaussiana, ma sono con la sovrapposizione di errori strumentali, eccetera, eccetera. Quindi si preferisce dare la FUVIT al max e l'altra grandezza che è la FUVIT al max, ma che a voi non interessa in questo momento. Intendiamoci su cosa vuol dire i tagli dell'uomo. Questo è un uomo che è stato tagliato a fettine, e è stato tagliato a fettine in questa maniera. Si chiamano, siccome questo è l'asse dell'uomo, l'asse del lettino, è sempre preso dalla piedi alla testa, direzione per convenzione, queste sono trasverse all'asse e si chiamano transassiali. Questo invece viene tagliato proprio a metà, dalla testa fino al piede, e questo si chiamano sagittali.
Questo invece viene tagliato a partire dal davanti, in questa maniera qui, si chiamano coronali. Queste sono le tre viste che di solito si danno. Per esempio, se voi vi fate una mammografia, vi danno la frontale e la frontale, che sarebbe una coronale, e poi vi danno una con la mammella schiacciata in un'altra maniera, che è la sagittale. Quando invece si va a fare la TAC, per questioni che lo strumento è un anello qui attorno, sono tutte transassiali, sono tutte fette di questo genere che poi vengono rimesse insieme, viene fatto un volume. Quando è tridimensionale, poi il computer l'affetta come vuole, lo vedi traverso, laterale, fa quello che vuole. Bene, queste sono le tecniche che avevamo introdotto prima, alcune delle tecniche, e tanto per darvi un'idea, quant'è la precisione, la risoluzione spaziale di queste tecniche? Perché è chiaro che se voi volete vedere una qualche struttura che è molto più grande di questa risoluzione spaziale, va bene, è il teorema del campionamento. Ma se volete vedere una struttura che è molto più piccola della risoluzione spaziale, non la vedete, cioè la vedete con queste dimensioni. Allora, l'eco è un qualche cosa dell'ordine del millimetro, diciamo, da 0,3 a 1,8, dipende dalle applicazioni. La radiografia digitale è 0,2 mm se si vuole, o la mammografia è 0,2, quando sono invece una radiografia del tronco, eccetera, può arrivare qualcosa di superiore, qualcosa di meno preciso. La TAC è data per un millimetro, la risonanza è data per un millimetro, la PET, che è molto bella perché vi dà la funzionalità dell'organo, è molto meno precisa per questioni proprio tecnologiche, quindi sono 3-4 mm. Tutti questi che lavorano su questi temi, io mi sono occupato di PET per gli ultimi 40 anni, quando si incominciò erano 1,2 cm, poi 1 cm, poi 8, ora poi 6, ora siamo sui 3-4, ma si lavora per avere i 2 mm, i limiti fisici sono dell'ordine del 1,5 mm. La SPECT, che è quella della scintigrafia, quella della gamma camera rotante, è un po' peggio, e la scintigrafia sarebbe quella planare, ancora peggio. Ma questo non vuol dire che è meglio questa di quest'altra. Ciascuna indagine dipende dalla diagnosi che uno vuol fare, è adatta per quella diagnosi. Una cosa importante è come si definisce il contrasto. Il contrasto si prende, questo è il segnale che voi avete nella figurina, nell'oggetto realtà. Questo c'è un certo segnale V1 dove c'è un oggetto più attivo, più denso, e qui c'è invece una quantità V2 nello stesso quadratino come dimensioni, nello stesso cubetto come dimensioni, che è non nella parte che di vostro interesse. Per esempio, se voi volete vedere un tumore e volete di questo tumore calcolare qual è quello che si chiama il SUV, lo standard uptake value, cioè una funzione che vi dice quanto questo tumore è attivo e quanto invece è dormiente, e questo è dov'è il tumore, voi misurate questi conteggi e li andate a confrontare con quelli di fuori, dando una funzione di contrasto che è semplicemente la differenza dei conteggi diviso la somma. Questo è quello che voi voleste sapere. Ricordatevi che nell'immagine che vi appare, non vi appare così, vi appare sfocata con tutte le problematiche, quindi non sarà mai che otteniate lo stesso contrasto, avrete sempre una perdita di contrasto, e questo è quello che dovrete fare quando andate a fare gli algoritmi, tenere conto che prima bisogna correggere per questo effetto e così via. Beh, questa è una figurina che vi dice cosa vuol dire visivamente a differenza di contrasto, contrasto 100%, 50%, 25%. Sì, vedete. E poi ci sono, si era detto, i disturbi, cioè il rumore che va sull'immagine, e qui c'è il rumore statistico, ma c'è anche il rumore di fondo, il fondo ambientale. Se per esempio si parla in una stanza, i rumori di fondo sono quelli che chiacchierano in fondo alla stanza. Il rumore statistico invece è che l'intensità della mia voce, per esempio, può variare da una parola all'altra, quindi c'è una variazione di segnale. E poi ci sono anche gli artefatti, che è una cosa, diciamo, cose che non dovrebbero apparire, che di solito derivano da imperfezioni nelle tecniche, sia matematiche, sia esse fisiche.
Allora, guardiamo il rumore statistico, che è quello lì. Questa è la fluttuazione causa degli eventi, e vedete che se gli eventi sono tanti, si vede una discreta immagine abbastanza netta. Se gli eventi invece sono di meno, e quindi la standard deviation, cioè la fluttuazione statistica, è elevata, cominciate a vedere che si sgrana la fotografia, e quando se l'errore statistico diminuisce, rimigliora. Quindi qual è il messaggio? Dice, è facile, prendo eventi finché posso, in maniera tale che lo errore statistico lo riduca a zero. Vi dimenticate che però avete un paziente lì che, supposto anche che fate un esame, ce lo tenete un certo numero di ore a fare questo esame, prima cosa lui si muove, perché non è morto ancora, e quindi ha tutta una variazione statistica che crea il movimento. E seconda cosa, secondo che esame fate, per esempio se fate un attacco, aumenta la dose che prende, e si entra nel campo della radioprotezione e nella necessità di mantenere quello che si chiama in questo mondo il principio ALARA, che è un principio fondamentale, che vuol dire as low as readily achievable. Si era detto, inizialmente era as reasonably, poi è diventato readily, perché bisogna arrivare a fare prima maniera di aumentare diciamo, l'efficienza della macchina. Quindi il principio ALARA è il principio alla base di tutte le immagini, tutte le richieste di tipo medico. In pratica vuol dire fate solo gli esami che sono necessari e fateli nella maniera in cui il paziente possa prendere la dose minore, perché la dose è associata poi a un rischio di qualche gravità. E quello era il contrasto. Il rapporto segnale-rumore, invece, che avete visto da quelle immagini precedenti, si definisce, ed anche questo è una poi delle cose di cui bisogna tener conto nelle ricostruzioni, si definisce come il segnale che è presente nella ROI. La ROI sarebbe, non è le ROI in francese, la ROI vuol dire region of interest, la regione di interesse, la regione che interessa, per esempio un quadratino qui, e il segnale che si ha nel background. Si può fare una sommatoria su zone analoghe per aumentare la statistica, diviso il sigma del background. Questo è nient'altro che la definizione che vi dice che questo segnale noise R, signal to noise ratio, il rapporto segnale-rumore, che dovrebbe essere quanto più elevato possibile per avere un'immagine distinta, per averlo più alto possibile o aumento questa differenza, ma questa differenza è quella che dipende semplicemente dalla fisica e dalla tecnica che uso, oppure devo diminuire il sigma del background. L'avete visto prima in quelle in queste immagini, che se io diminuisco il segnale di rumore da un sigma di 16 a un sigma di 8, ecco che diventa molto più nitida, cioè aumenta il rapporto segnale-rumore. E qui si comincia a fare un po' di matematica, perché a un certo punto, queste sono state le prime cose che venivano fatte sulle immagini. Io ho un'immagine che ha un rumore statistico elevato. Che vuol dire? Vuol dire che, qui non so se li leggete, questo c'ha 5, questo c'ha 7, questo mi sembra, non ci leggo, qui c'ha 9, questo c'ha 3, questo c'ha 4, e uno si aspettava invece una cosa un pochino più uniforme, perché non so, andava a vedere la densità del fegato in qualche regressione. E evidentemente questa variazione sono rumori statistici, cioè io ho preso talmente pochi eventi che il rumore statistico di 3 è radice di 3, quindi circa 2, quindi 3 sigma vuol dire 6, quindi questo può andare da 3 a 9 o da 3 a 0, statisticamente sono compatibili. E allora se vado a fare questa immagine, vado a vedere un'immagine che è tutta nera bianca, non capisco più niente, allora si mettono dei filtri matematici. Filtri matematici vuol dire che io peso questo oggetto con la somma di pesata di tutti i valori che sono in questi 9 quadratini attorno, cioè il punto 8, se questo è 8, ci vedete voi? Boh. Sì. Se questo è 8, io vado a pesare questo 8 con questo qui per un valore, per un certo valore che dovrebbe essere 1. 9, cos'è?
Comunque, gli do un certo peso. Il massimo peso è quello al centro, poi do un valore più piccolo a questi che sono attaccati lungo i lati e ancora più piccolo a quelli che sono attaccati alla diagonale. E a questo punto, a questo 8, vado a sostituire 8 moltiplicato questa somma di questi valori pesati diviso la somma dei pesi, mi viene 5. Se io ripeto tutto quanto questa operazione su tutti, trovo una rappresentazione molto più morbida, dove ho fatto nient'altro che un filtro su un segnale. Questo non è che si fa solo per l'immagine, si fa su qualsiasi filtro di segnale elettrico, qualsiasi informazione che ha troppo rumore. Quando vi fate un recording di qualsiasi conversazione con un registratore e fate l'analisi, vedete i segnali che balzano e vanno da tutte le parti, uno ci applica un filtro, in questo caso hardware di questo tipo, e l'immagine, il suono viene più chiaro. E questo è per esempio la rappresentazione di questo fatto. E questo era troppo, variava qui dentro, gli ho fatto lo smoothing ed ecco che le cose si ricompongono, perché qui c'era una variazione proprio alti bassi che faceva aumentare lo spread laterale. E questo è un esame invece scintigrafico, vedete qui come si dice, come noisy, cioè come ci sono tanti puntini bianchi e neri, sì, si vede molto bene la descrizione della tiroide, però è molto granulare. Qui la granularità va via, però io perdo anche di risoluzione, si ha uno smoothing anche ai bordi. Quindi se uno porta via il rumore statistico, la precisione, la risoluzione spaziale è minore. Se vuole la risoluzione spaziale maggiore, c'ha maggiore risoluzione statistica. È tutto un gioco secondo, anche in questo caso, cosa volete avere. E questo, tutto questo deve essere buttato dentro il calderone matematico quando uno fa la ricostruzione. Questo possiamo togliere. Dire che si passa dalle bidimensionali alle tridimensionali. Allora, questa era per la parte delle immagini in genere. Ora passiamo alle tecniche, vi ho detto che vedrò, sono la radiografia, la medicina nucleare, la radiologia, la medicina nucleare, la risonanza. La radiografia, produzione di raggi X, qui un minimo di fisica, ma probabilmente la sapete, quindi mi scuso se vi annoio, ve la devo dare. E la produzione di raggi X avviene in maniera molto semplice, essenzialmente vengono accelerati degli elettroni che vengono emessi dal catodo e vanno a colpire un anodo, e questo anodo è di tungsteno perché, in quanto si scalda molto, deve essere un materiale ad altissimo grado di diffusione, e soprattutto deve avere uno Z molto alto, perché questo è collegato a che cosa? Alla produzione dei raggi X, che sono quelli che poi fanno la radiologia. Questi elettroni che interagiscono con questo atomo fanno due tipi di interazioni. Uno, passando vicino all'atomo, fanno quella caratteristica che si chiama Bremsstrahlung, che vuol dire radiazione di frenamento, che è la stessa cosa quando uno fa una curva sulla strada con la macchina e sente le ruote che si è mangiato qualche millimetro di ruota. Bene, quella è l'energia dissipata, che invece di mangiarsela una quantità di questo elettrone, viene irraggiata, ed è l'energia di frenamento, che si dice in tedesco Bremsstrahlung, che ha preso questo nome. E l'altra invece è la radiazione caratteristica. La radiazione caratteristica è quella che si ha con questo processo. L'elettrone che arriva va a colpire un elettrone dell'atomo, fa effetto fotoelettrico, quindi questo atomo viene ionizzato, a un certo punto l'atomo può tornare al suo stato fondamentale, e si ha una caduta degli elettroni dalle orbite più lontane a quell'orbita lì, con emissione di un raggio X caratteristico. Questa si chiama radiazione caratteristica, è molto importante in un esame particolare che è la mammografia, estremamente importante per la mammografia. Negli altri casi se ne potrebbe fare a meno, ma c'è.
E il 99% dell'energia dell'elettrone va nell'anodo e convertita in calore, ecco perché il calore deve essere ad alto punto di fusione, viene raffreddato ad acqua, se no dopo ogni esame bisognerebbe cambiarlo, e si usa quindi tipicamente il tungsteno o per la mammografia si usa il molibdeno. Ora tra un attimo vi dico perché. Queste sono le rappresentazioni pittoriche di quello che accade. Un fisico nucleare si scandalizza un po', però insomma sono abbastanza rappresentative. E questa radiazione di frenamento è chiaro che non è tutto uguale, perché io la curva la posso prendere pianino, la posso prendere più veloce, la posso prendere più lontana, c'ho una curva larga, una curva stretta, e così ho tutte le tipologie di energia, sono un continuo da energia zero fino all'energia massima. E ora vedete la curva tra un attimo. Questo invece è il fenomeno della radiazione caratteristica, quando questo elettrone colpisce e manda un perfetto fotoelettrico, manda via un elettrone, a un certo punto c'è un elettrone periferico che va a rioccupare questo livello, e questa è la radiazione caratteristica, che è il raggio X, che è la differenza tra due livelli energetici dell'atomo. Questo è cosa accade con la radiazione di frenamento. La radiazione di frenamento in scala logaritmica è rappresentata da una retta. In realtà questa qui, questa parte qui, dice che la uso a fare, la dovevo buttare via, perché io poi uso questa radiazione per misurare il contrasto. Il contrasto cosa vuol dire? Vado a misurare quanti raggi X passano un oggetto spesso rispetto a quelli che passano un oggetto non spesso, quelli che attraversano le ossa rispetto al tessuto. Ma questi qui vengono fermati da tutti e due, non mi danno nessuna informazione, mi danno solo dose. Quindi tento di buttare via questa parte di radiazione cattiva, ne faccio un filtraggio, si dice, e queste sono tipicamente le distribuzioni in energia dei raggi X di una radiografia. Questi sono in particolare la radiazione caratteristica del tungsteno. Io vi ho detto che è molto importante, non nel tungsteno, ma quella del molibdeno, perché in mammografia è stato dimostrato sperimentalmente che la migliore relazione dose-effetto, cioè il minimo della dose per il massimo dell'effetto diagnostico, si ha per energie di 30 keV. 30 keV, guarda caso, è appena sopra l'energia dei caratteristici del molibdeno. Quindi il molibdeno viene fatto per avere uno spettro energetico molto più basso, molto più adattato alla mammografia. Bene, noi andiamo a vedere l'attenuazione. Quindi tutto il problema è che l'attenuazione attraverso un tessuto dei raggi gamma avviene tramite un processo esponenziale, esponenziale alla meno mu x, dove mu è il chiamato il coefficiente di attenuazione e dipende linearmente dalla densità e in maniera un po' più complessa dallo z, complessa se effetto fotoelettrico per pressione alto z oppure in maniera lineare se Compton. Comunque è una funzione complessa del tessuto attraversato. X è la distanza. Cosa accade? Ora vogliamo vedere quale contrasto ci andiamo a aspettare se facciamo un'indagine radiografica. Questo è un oggetto che di cui io voglio avere l'imaging, e questi sono i nostri raggi X che sono stati prodotti per Bremsstrahlung e che sono stati filtrati in maniera opportuna, quindi hanno questo spettro con un massimo e un minimo. E cosa voglio andare a vedere? Voglio andare a vedere quanti ne passano e quanti ne sono assorbiti. L'immagine mi dà semplicemente la differenza tra quelli che sono stati visti, quindi non assorbiti, e quelli che non sono stati visti, che sono quelli assorbiti. È come se io metto una mano di fronte a una lampadina, la mano mi assorbe una certa parte della luce. Se ci metto la mano di un bambino me ne assorbe molto di meno. Ora, siccome sono onde elettromagnetiche, il principio è sempre quello, tutti i processi sono diversi, ma è sempre un'attenuazione esponenziale in funzione dello spessore. E quello che mi interessa è di avere un segnale a elevato, e il segnale sarà il numero di quelli che non sono stati assorbiti meno il numero di quelli che sono stati assorbiti diviso sempre la radice quadrata. Quindi si è sempre, vedete, il numero di eventi che è importante per diminuire l'effetto statistico. E poi c'è anche il contrasto, ma
non è essenziale. Allora, la radiografia è cominciata tutta quando si hanno inventato queste lastre. Le lastre erano queste sospensioni dove c'era l'ioduro d'argento, e questo, quando ci arrivavano i fotoni, questo ioduro d'argento faceva dei sali d'argento, questi rimanevano, poi si metteva tutto in un acido, questi sali d'argento rimanevano attaccati, facevano questa cosa di latenza e si sviluppava. Tutto questo era molto bello, ma c'aveva un limite. Il limite è questo, che se, siccome era una cosa un po' complessa, chimica, di non grande elevata tecnologia per oggi, di grande tecnologia per quel tempo, cioè questa è la quantità di esposizione, in qualche maniera il numero dei raggi X che vanno a cadere su questa lastra. Se ce ne vanno a cadere troppo pochi, la lastra non vede niente, vede niente, perché vede uno qui, uno là, uno si è acceso per conto suo, un atomo di argento magari non ce l'avevano messo, quindi non vede assolutamente niente, si dice che è sottoesposta. Questa regione qui va tutto bene, perché l'annerimento, che poi è la densità ottica, è proporzionale al numero dei fotoni che arrivano. Se io ce ne metto troppi di fotoni, si accendono tutti, quindi non riesco più a distinguere, e allora qui siamo in saturazione. Allora voi siete tutti, assolutamente tutti più giovani di me, però forse qualcuno si ricorderà che tante volte andava dal radiologo, ti faceva una lastra, ti aspetti un attimo, guardava, dice no, se ne fa un'altra. Perché? Perché era venuta sottoesposta, era venuta sovraesposta. E questo ha voluto dire un aumento delle dosi, eccetera, eccetera. Ci sono stati molti, che ha portato poi alla digitale. La digitale questo non accade, perché ci avete una disponibilità di bit che va ben al di là della quantità di fotoni che arrivano. Quindi questa è la storia, in breve, la mano della moglie di Röntgen nel 1895, poi per vedere un pochino meglio gli screen al fosforo, perché erano più responsabili rispetto al film originale, come il film della pellicola di una macchina logica di una volta, erano questi schermi decomposti al fosforo, poi la fluoroscopia, questa in pratica era una cosa molto pericolosa come dose, perché ti davano del bario, cioè una cosa trasparente, poi ti mettevano di fronte a uno di questi oggetti e ti irraggiavano ben bene per vedere per esempio la discesa nella cavità dello stomaco. Per arrivare poi al moderno, dove si arriva digitale, e qui c'è di tutto, di più. Oggi quelli che vanno nella maggioranza sugli imaging plate, cioè dei piatti fatti con strutture di silicio, tipo le CCD di una fotocamera, che sono quelli che al momento tutti gli ospedali hanno in una maniera o nell'altra. Cosa ci si fa con la radiografia? Si fa la radiografia generale, generalistica. A un certo punto io sono cascato dalle scale, c'ho un versamento, mi vado a vedere se mi sono rotto il femore alla mia età, oppure se mi sono rotto l'ulna o il radio, se giocavo a pallone o la caviglia in altre maniere. Quindi la radiografia generale. Poi l'angiografia. L'angiografia sapete che è quella che si va a vedere l'angio, cioè i vasi sanguigni, per vedere soprattutto se c'è qualche problema di trasporto di sangue, se c'è qualche vaso occluso. Per vederla meglio ci si mette una sostanza, tipicamente iodio, ecco perché quando vi chiedono queste cose dice ma lei è allergico a niente? Dice no, neanche allo iodio? No, dice ma io non l'ho mai mangiato ma non sono allergico. Perché è un mezzo a elevato contrasto e quindi vi fa vedere bene il sangue. La Digital Subtraction Angiography è una variazione sul tema. E questo è quello che potete vedere, questa è una radiografia normale, questa è un'angiografia, quindi vedete il percorso venoso delle vene e vedete tutto il pattern delle vene fino ai capillari. E la mammografia, la biopsia stereotassica, la mammografia, questo è un mammogramma normale e vedete che qui riuscite a vedere i dotti del seno e com'è tutta anche l'irrorazione sanguigna
del seno. Ecco, pensate che in questa fotografia abbastanza complicata, con vasi, un mucchio di informazioni, voi andate a cercare delle chiamiamole sospetti tumori, dell'ordine dei 5 mm, con densità che sono molto simili a quelli del seno stesso. Quindi avete bisogno di avere una buona risoluzione e un altissimo contrasto, perché la densità del tessuto, essendo vicino alla densità del supposto tumore, fa sì che dovete avere un ottimo contrasto per vederlo. E poi arriva la computer tomography, cioè la tomografia computerizzata, cioè il TC, e questa è tutta un'altra immagine. Ora pensate al povero radiologo che era abituato a vedere le cose in planare e ora gli arrivano invece le fettine in quest'altra maniera e deve incominciare a capire se questo è un pezzettino della colonna, questo è un pezzettino del polmone, qui ha avuto un certo problema. Poi ora gliel'hanno risolto perché gli rimettono tutto insieme e se lo può riaffettare come vuole da un punto di vista con gli algoritmi di taglio. Questo per dirvi che l'unica cosa che vi dico sui rivelatori è che tutti questi oggetti hanno dei rivelatori che devono rivelare i raggi X, e questi rivelatori sono da la radiografia, il 43x43, che era la misura standard, con un certo numero di pixel, eccetera, angiografia, mammografia, eccetera. Ciascuna tipologia ha il rivelatore più adatto. È difficile trovare un oggetto che va bene per tutti. Infatti, se dovete fare, per esempio, una TAC neurologica, dovete fare una NeuroTAC che è diversa dalla TAC normale. Non perché il principio è diverso, ma perché gli angoli, i movimenti, la rivelatoristica, i metodi di costruzione sono diversi. Questo è il vantaggio che vi dicevo prima col digitale. Voi potete andare a vedere un oggetto con un basso contrasto, o potete dire io cambio il contrasto e voglio andare a vedere realmente in quella zona dove sembrano tutti uguali. Questa è con una grossa finestra di apertura di contrasto, questa invece è con una piccola finestra di apertura di contrasto. Lo posso variare come voglio, quindi ho molto più libertà. E un radiologo oramai col digitale non guarda la lastra al diafanoscopio, ma si mette al terminale, impazza ogni tanto perché il terminale non funziona, ma quando funziona va a vedere tutte le varie aperture, i vari tagli, i vari contrasti. Non sono, danno delle informazioni diagnostiche uguali, ma una è più percepibile che un'altra a seconda di quello che state cercando. Questo era il problema che vi dicevo prima sulla radiologia analogica. Come vedete, queste zone è tutto bianco. Ricordate che poi la lastra veniva sviluppata, quindi quello che era tutto nero diventava tutto bianco. Quindi questa è sottoesposta. Questa va bene, sono le tre zone di densità, le tre zone dove erano lineari in segnale rispetto ai raggi X che arrivavano, e questa è sovraesposta. Se la gente la dava, per esempio, a un arto a poco spessore, gli dava troppi masse vuol dire, non è la masse ai tempi dello sbarco in Tripolitania, ma è milliampere per il secondo, quindi quanti milliampere tira il tubo, per quanti secondi è aperto l'otturatore, e in pratica è il numero dei fotoni questo, perché sarebbe MA sono fotoni al secondo, moltiplicati secondo. Se uno sbaglia il masse andava da una parte o dall'altra, se lo fa invece su un digitale la cosa è assolutamente utilizzabile in tutti i campi. Bene, mi sembra che l'ultimo argomento è la mammografia, e vi volevo appunto spiegare meglio il problema del contrasto. Voi vi ho detto che l'assorbimento dei raggi X avviene secondo una legge E alla meno mu X, un esponenziale decrescente. E quindi eccola qua, questi sono tutti esponenziali decrescenti. Quello che voi volete vedere la differenza di assorbimento tra un carcinoma, cioè un tumore del seno, un carcinoma del seno, e il tessuto fibroso ghiandolare. Questo a trattino è il tessuto fibroso ghiandolare, questo sopra è il carcinoma, questo basso è il tessuto adiposo. Allora,
andare a vedere questa differenza, che è dell'ordine di 0,01 su 40, quindi del 2%, vuol dire andare a misurare un contrasto del 2%. Un contrasto del 2% non è facile da misurare, vi ho fatto vedere prima sia gli errori sia le varie cose, quindi è un sistema estremamente delicato dove voi dovete avere una risoluzione in contrasto estremamente elevata. Questo è il problema della mammografia. E come vedete, questo contrasto, via via che aumento l'energia, diminuisce. Più l'energia è bassa, meglio è. Se io riuscissi ad avere un'energia di 20, avrei il massimo di differenza. Ecco perché è importante in questo avere i tubi a bassa energia, quelli di molibdeno, che hanno un 30, un 20 keV come energia caratteristica. Se invece di fare questo lo vado a vedere il contrasto tra una idrossiapatite, che è un simulatore del tumore, ha la stessa consistenza, un ossido di calcio essenzialmente, e la ghiandola, vedete che qui c'è una bella differenza. La ghiandola sarebbe come per dire il grasso. Quindi non è il problema, perché quando una donna giovane soprattutto dice ma c'è un seno che mi piace mica tanto, però c'è un seno fibroso, beh, magari si faccia anche un eco, può essere accaduto a qualcuno di voi, vuol dire che siamo in queste condizioni. Se siete un tessuto molto fibroso, riuscite malissimo a individuare la forma tumorale dalla forma eco. E tutto questo è chiaro che la matematica aiuta, aiuta perché? Perché poi dopo ci sono tutti gli algoritmi di costruzione, benissimo, ma ci sono anche quelli che si chiamano machine learning, che non vi verranno fatti, ho detto anche CAD, cioè sono dei sistemi automatici che vanno a cercare quelle zone che sembrano pericolose, in maniera tale che il senologo vada a vedere quella zona lì in particolare, facendo zoom, eccetera, eccetera, non debba vedere tutta l'immagine quadratino per quadratino. Per questo è un mammografo, lo vedete, sapete benissimo, lo sapete poi che è proprio per vedere questo si fa la compressione della mammella per tentare di uniformare e quindi di evidenziare questo contrasto. Vi siete mai chiesti quanto si fa la compressione della mammella? Le donne, gli uomini non se lo chiedono mai. Avete una risposta? Qual è la legge di compressione? So, dice, ma sarà 5, 6, 7, no, si comprime finché la donna urla. Questa è la legge, perché più si comprime meglio è, finché la donna resiste, è così, eh? Poi equivale, dipende appunto dalla grandezza della mammella, del seno, una urla prima, una urla dopo. Però la legge è farla più piatta possibile e quindi finché una regge si fa la compressione. Questa è un'altra cosa. Allora, cerchiamo di fare un passo avanti. Per ora erano tutte planari, tutte cose che più o meno vi siete confrontati nella vostra vita. Ora si va alla tomografia computerizzata. Ve ne parlerò poco perché questo sarà il cavallo di battaglia delle lezioni del dottor Panetta. E in pratica c'è sempre il tubo a raggi X. Qui c'è sempre un oggetto che è il paziente. E qui ci sono sempre gli oggetti rivelatori, quindi non cambia niente. Io vado a vedere quanti di questi fotoni arrivano qui e secondo quanti ce ne arrivano io vado a risalire alla densità, in realtà non alla densità, al mu, al coefficiente di attenuazione, che è funzione della densità e dello z del materiale, che ho attraversato. Quindi per ora è come una normale radiografia. La differenza è che io non voglio più una figura planare, cioè una proiezione lungo questo arco o, come era in radiografia, una proiezione lungo il piano, ma vorrei avere una visione tridimensionale. E allora come si fa? Si comincia a fare una rappresentazione stereotattica. Si prende una immagine, poi si fa ruotare il tubo, si prende questa immagine, poi si fa ruotare il tubo, si prende questa immagine. Quindi io ho tante viste da cui vedo questa stessa zona. Ho tante proiezioni. Ora si tratta di rimettere tutte insieme queste proiezioni per ricostruirmi
la distribuzione tridimensionale al centro, in questo caso tridimensionale dove sia. Per fare questo, nel 1917, un certo Radon, un matematico, sempre tutto deriva dalla matematica, fece la teoria e disse come si poteva ricostruire da infinite proiezioni a quindi infiniti angoli, si poteva costruire da tutte queste proiezioni la consistenza dell'oggetto che era stato visto. Dal 17 ci sono voluti circa 60 anni perché questo qui fosse implementato sui computer che era in grado di farlo e anche perché questo articolo fosse letto, perché era stato pubblicato negli annali di matematica dell'impero austro-ungarico, qualcosa del genere, quindi non c'era internet, la cosa. Poi scavando, quando c'era stato il momento di fare le ricostruzioni, è venuto fuori questo oggetto. E questo è l'algoritmo principe di ricostruzione, il padre di tutti gli algoritmi. È chiaro che da un singolo fototubo che ruota io posso fare solo una fetta. Allora cosa si faceva prima? Si faceva quello che si chiama step and shoot, cioè fai questo, poi fai uno step, muovi quello di un pezzettino e rispara, e quello rifaceva un'altra fetta, e poi faceva un'altra fetta. E questa cosa qui era lunga e oltretutto c'erano questioni anche più serie di ricostruzione. Alla fine quello che si sono inventati è questo, che è il CT a spirale, cioè questo non è che fa un giro e poi si muove, un giro e poi si muove, questo compie una spirale. Compie una spirale attorno al paziente e questo lo fa rapidamente. Oggi si fanno in un secondo, si fa un'immagine completa di un torace in un secondo. Cioè qui c'è un CT e sotto c'è un anello. Gli anelli sono tanti e stanno fermi, il CT gira tutto intorno e questo qui fa sì, no, girano anche tutti gli anelli, tutto il sistema. Gira, fa questa spirale rapidissima e la ricostruzione ora è un pochino più complicata perché non sono mai fette, ma sono pezzi di spirale, ma lì ci sono i matematici, ci hanno aggiustato tutto e si può fare anche questo. Quindi questo è l'attuale moderno CT di dimensioni circa 16 centimetri assiali, quindi praticamente in una sola immagine fa la testa sono 25, però la zona di interesse è questa, fa 16 immagini assiali. E questi poi è l'evoluzione, come è stato il CT, è partito da una fetta sola, poi quattro fette facendo quello si chiama fan beam, un raggio allargato, e ora sono 16 fette, e poi a spirale fate quello che vuole. Però quello che vi farà Panetta, vi farà il principio della singola fetta, l'altro è technicality, non è la base, è come si passa proprio da queste viste proiettive, si fa il processo inverso e si va a vedere la sorgente, in questo caso, di trasmissione. Vabbè, queste sono le immagini. Allora, questo è quanto basta per la parte di radiologia. Ora passiamo alla parte che è a me più cara, ma che farò anche però più presto a trattare, che è la medicina nucleare. La medicina nucleare è quella disciplina che si occupa di studiare la funzionalità degli organi. Cioè, se io vado a vedere il cuore, non solo voglio vedere l'anatomia, se per esempio è un po' sbrindellato, se c'ha una valvola che è un po' vecchia, che è occlusa, ma voglio vedere come batte e come chiude la valvola, voglio sapere se quella si chiama la funzione di eiezione del sangue è quella normale, voglio sapere se la contrattilità del cuore è omogenea. Quindi proprio voglio studiarlo da un punto di vista funzionale. Allora, per far questo ho bisogno di che cosa? Ho bisogno di inviare in quella zona qualche cosa che si collochi direttamente in quella zona. Come faccio? Inietto a questo paziente quello che si chiama un tracciante. Un tracciante è nient'altro che un radiofarmaco, come si dice, o un farmaco di bassissima concentrazione che va a
seguire un certo percorso biologico. Volete studiare il cervello? Devo prendere un farmaco che va nel cervello. Volete studiare il cuore? Devo prendere un farmaco che segue il flusso sanguigno. C'era tanti anni fa un antibiotico che andava per la maggiore quando i miei figli erano bambini, e questo qui c'aveva un malanno, però che gli davano, c'aveva un mal di testa, quindi non c'aveva un mal di stomaco, c'avevano tosse, bronchite, gli davano questo antibiotico e questi non guarivano mai. Poi si sono accorti che questo antibiotico ne andava il 5% nel polmone e il 95% nel fegato. E quindi è chiaro che funzionava poco. Ecco, quello non era un buon tracciante della funzione polmonare. Quindi tracciante deve essere una cosa di questo che è, come si dice, dovrebbe essere specifico per una certa funzione. E tracciante deve essere in quantità minima, in maniera tale da non alterare il sistema biologico convenzionale. Detto questo, le tecniche si chiamano quindi imaging a emissione, perché questo tracciante è caricato con sostanze radioattive, viene immesso dentro il paziente ed emette, quindi si va a vedere non la radiazione trasmessa dal paziente, attraverso il paziente, ma la radiazione emessa dal paziente, e le tecniche sono la SPECT e la PET. Questo è il signore Eversi che ha inventato ha preso il premio Nobel, ha inventato il principio del radiotracciante nel 24, ha fatto vedere che sostituendo un atomo con un suo isotopo non cambia il comportamento chimico. Oggi lo sanno tutti, quasi tutti gli studenti che fanno il primo anno di scienze, si dice che il comportamento chimico non dipende dal numero isotopico, dipende solo dal numero Z, cioè dagli elettroni, cioè, ma a quei tempi nel 24 no. E questo l'ha introdotto e questo ha permesso proprio l'avvento della medicina nucleare. Quali sono, per esempio, i traccianti? Proprio dicendo che devono sostituire l'isotopo naturale, io posso pensare che l'uomo essenzialmente è formato di acqua, poi c'ha un po' di carbonio, un po' d'azoto, un po' di calcio nelle ossa, Poi sì, poi c'è un po' di altre cose, ma non così importanti. E allora, se io vado a sostituire, per esempio, il carbonio 12 con il carbonio 11, è un isotopo, quindi il comportamento biochimico è lo stesso, l'unica cosa che cambia è che, guarda caso, il carbonio 11 è radioattivo, mentre il carbonio 12 no. Quindi posso vedere di determinare la posizione di questo carbonio 11, cioè la posizione della molecola a cui questo carbonio 11 è legato, per andare a vedere cosa accade. Così l'azoto 13, che è un isotopo dell'azoto 14, l'ossigeno 15 dell'ossigeno 16, il fluoro 18 è un po' strano perché non è l'isotopo che andrebbe bene, il fluoro 19, non c'è il fluoro 19, però questo si può facilmente sostituire all'atomo di idrogeno, senza alterare la sua funzionalità. Prendo quindi degli atomi dove c'è dell'idrogeno, atomi un po' più complessi, ci metto il fluoro, quindi trovo il sostituto dell'idrogeno, il sostituto dell'ossigeno, il sostituto dell'azoto, posso trovare qualsiasi tipologia di tracciante. C'è da fare un po' di lavoro di radiochimica. I radiochimici diranno sì, ma te parli con i matematici, ma noi di radiochimica l'abbiamo fatta per 40 anni prima di imparare a fare queste sostituzioni. Come avviene questo? Viene fatta un'iniezione. Non so se mai avete avuto un esame PET, SPECT, spero di no, ma se l'avete fatta avviene in questa maniera, vi viene data un'iniezione. In questa iniezione, per via endovena, viene immesso questo tracciante. Questo tracciante può essere per la PET o per la SPECT. Per la PET vuol dire che emette un positrone, e poi vedremo cosa accade. E PET sta per Positron Emission Tomography, quindi tomografia a emissione di positroni. SPECT invece emette un singolo fotone, single photon, quindi questo emette un positrone, questo emette un fotone. Questo farmaco, questo tracciante, si localizza nel corpo e a questo punto deve essere, questo è importante, un tracciante non deve alterare nessun processo metabolico o biologico, quindi si parla di nanomoli, di cose, di quantità impercettibili. Bene, questa è la differenza principale tra
una immagine a trasmissione, io vado a misurare la grandezza densità, ricordate grandezza fisica, che io voglio misurare la mia realtà è la grandezza fisica, la distribuzione della densità, cioè la distribuzione del mu, coefficiente di attenuazione. In questo caso invece la mia grandezza fisica è la concentrazione di questo tracciante e questa è in emissione. I raggi X sono alla base di questa trasmissione, anche i raggi X sono alla base, però invece chiamare i raggi X si chiamano raggi gamma, perché ricordate, nonostante quello che trovate sui testi, e poi vi farò vedere anche io una slide che è sbagliata, i raggi X sono processi atomici, i raggi gamma sono processi nucleari. Non è una questione di energia, perché ci sono raggi X da 100 MeV, da 1 GeV, e raggi gamma da 5 keV e non il viceversa. Però quando sono nati, sono stati scoperti in quella maniera, gli è rimasta l'etichettatura, raggi X è bassa energia, raggi gamma è alta energia. Non è vero. Raggi X è bassa, è processi atomici, raggi gamma sono processi nucleari. E con questi raggi gamma qui ci si fa la scintigrafia, la SPECT e la PET. Guardiamone una. Cosa accade? Nella SPECT l'isotopo più utilizzato è il tecnezio 99. Tecnezio 99 metastabile, che non è un atomo che si trova in natura. È un atomo che viene prodotto e viene prodotto dalla fissione nucleare. È un residuo dei reattori nucleari. Quando a un certo punto c'è un qualche cosa di fuoriuscita, Fukushima o Chernobyl, eccetera, quello che viene fuori sempre il cesio 37, viene fuori il cesio 137, perché assieme a quello esce il molibdeno 99 e tutti e due insieme fanno l'uranio 235-238. Quindi sono prodotti di fissione dell'uranio. E il molibdeno 99 è il precursore del tecnezio 99 metastabile. Quindi il tecnezio 99 non è in natura, ma è molto utile perché col tecnezio 99 si riesce a fare una quantità enorme di traccianti. Quindi è molto utilizzato in medicina nucleare e soprattutto costa poco, perché si chiama anche la mucca della medicina nucleare e viene perché viene praticamente fatto andando come se oggi ci sono le bottiglie, non le bottiglie di vino, i contenitori di vino che, dove si spilla il vino, no? Che si compra al supermercato, quelli di plastica. Questa è la stessa cosa, si apre la boccettina, si prende un po' di tecnezio, si inietta al paziente, si richiude e così via. Quindi è molto semplice da utilizzare, costa molto poco. E è molto utile perché appunto si possono fare una grandissima quantità di esami. Il problema, come il singolo fotone, se vi ricordate, io non ve l'ho fatto vedere molto bene, ma in trasmissione io devo vedere se questa è la sorgente e questo è il rivelatore, e faccio una linea e dico su questa linea c'era un oggetto di tot densità. Quindi quello che conta è la linea che congiunge la sorgente e il rivelatore. Ma come fai a sapere raggi X? Ah, raggi X lo so perché la sorgente è collimata, sono 300 micron, la sorgente di un tubo può essere un po' più grande, mezzo millimetro. Dall'altra parte il rivelatore ha una certa risoluzione, fatta a pixel, so il pixel, ho la risoluzione. Quindi ho tirato la linea. In questo caso la linea come faccio a tirarla? Io so che viene da qui, no, non lo so, è quello che vorrei sapere. Io so che mi è arrivata qui, ma da dove è arrivata? Per far sì che ci sia una linea, quella che si chiama poi la linea di volo, io ci ho messo dei collimatori. I collimatori sono degli oggetti in piombo che fanno sì che i fotoni che arrivano con una certa inclinazione vengano assorbiti dal piombo. Quelli che arrivano dritti invece non vengono assorbiti. Allora, quelli che io che va nel cristallo, nel mio rivelatore, so che se viene stato preso qui è lungo questa linea, quindi ho ricostruito la famosa linea di volo che poi mi permette, se ho tutte le linee una accanto all'altra e ho tutte le viste con tutte le altre linee, di ricostruire l'immagine. Dice, hai risolto il problema? Mica tanto, perché per fermare tutti questi fotoni io ne fermo circa 99.999 e ne faccio passare uno. Per questioni puramente geometriche, quindi praticamente perdo una grande quantità di informazione, do una grande attività per avere il minimo dei miei risultati.
E questo è il limite della specte. Il limite della specte sta per single photon emission computed tomography, che vuol dire tomografia a emissione di fotone singolo, perché c'è un solo fotone. E questi sono altri problemi simili dovuti allo scattering. Però, se ho risolto questo, io mi faccio la mia scintigrafia. Quello che si chiama questo oggetto è la gamma camera. La gamma camera, che è questo cristallo con questo collimatore, con cui uno si fa, per esempio, caratteristico è la scintigrafia tiroidea. Se avete dei problemi di tiroide, se è, diciamo, per esempio, il metabolismo non va molto bene, la prima cosa che vi fanno, dice, andate a fare gli esami del sangue specifici, a vedere gli ormoni tiroidei, se quelli non vanno molto bene, vi fanno una sia l'uomo che la donna, una scintigrafia tiroidea, cioè danno un tracciante che va in tiroide, lo iodio, perché è quello caratteristico della tiroide, e poi vedono la distribuzione, cioè se la tiroide capta poco, capta troppo, cioè va a vedere la funzionalità della tiroide. E questo si fa in scintigrafia, non c'è bisogno di fare un aspetto, perché la tiroide si sa che è lì, è fatta in quella maniera, quindi non ci sono problemi tridimensionali. Se invece ci sono i problemi tridimensionali, ecco che la gamma camera si attrezza e diventa una gamma camera ruotante. E questo fa un'immagine a questo angolo, poi un'immagine a questo angolo, poi un'immagine a questo angolo, poi un'immagine a questo angolo, e quindi fa lo stesso identico discorso che faceva la TAC, la TC. Fa tante proiezioni a tanti angoli. Se questi angoli sono sufficienti, poi si dà in pasto al computer, che è stato educato a ricostruire secondo gli algoritmi di ricostruzione, e dà l'immagine tridimensionale. Dice, se ho dei soldi potrei metterne invece che una, metterne due, o addirittura potrei metterne tre. In realtà tre si è visto che è inutile, e queste sono quelle doppie, sono quelle le più moderne che ci sono ora. La gamma camera ha due teste, ognuna di queste si chiama testa, ha due teste, e si usa queste perché questo si deve fare una scintigrafia cardiaca, ha insieme la vista coronale e la vista sagittale, è solo per quello. Se no, prende la gamma camera rotante. E va bene, e queste sono immagini, vedete, non sono particolarmente belle, sono di repertorio, che ce l'avevo chissà dove. Questa è una scansione ossea, quella che si fa per vedere se uno o una ha una metastasi ossea, dovuta spesso da tumori polmonari o da tumori del seno. Questo invece è una scansione della tiroide. Vedete che il tracciante della tiroide, che è l'oidio, è, come si dice, totalmente specifico, va solo nella tiroide, quindi un esame molto facile da fare. Questo invece è, non so se, qual è, se è l'octeatride o qualcosa del genere, non lo so, comunque non è detto che sia specifico, quindi può dare l'immagine anche di altre cose. Passiamo alla PET, che è quello che c'è un pochino più di fisica. La PET ha un decadimento del positrone. Cosa vuol dire? Che, per esempio, prendiamo questo oggetto qui, che è il fluoro 18. Il fluoro 18 è importante perché è il radioisotopo principe del tracciante FDG, che è il tracciante principe della PET. FDG sta per fluoro desossido glucosio. E questo, dentro il nucleo, che è instabile, c'è un protone che per decadimento beta diventa neutrone, beta più neutrino. Bene, questo è responsabile di tutto il gioco, il beta più, il positrone. Quale positrone che viene messo? A un certo punto incontra un elettrone. Ora, il positrone è antimateria, non può stare nel mondo della materia senza annichilarsi. Se stesse nel vuoto è un altro discorso, ma sta nella materia, trova un elettrone, e positrone più elettrone hanno la stessa massa. Si suppone per ora, non vi dico altro che è più complicato, che siano fermi, perché questo positrone è stato emesso con una certa energia, poi perde energia per urto fino a che a un certo punto è fermo, cioè c'ha nient'altro che il 3KT, l'energia cinetica, quella temperatura, e insieme a questi elettroni si annichilano, e più e meno materia antimateria fa due quanti di luce di 511. Qui si vede subito una cosa, guarda caso, questo due quanti sono opposti, uno opposto all'altro, l'angolo è 180 gradi,
Quindi questo è un fotone, questo è un altro fotone. Se io misuro questo fotone, misuro quest'altro fotone in un punto, ho immediatamente la linea, perché qui si va sempre a cercare la linea per poi fare la ricostruzione. Questa linea è quella che si chiama, non c'è un collimatore in piombo, non mi serve più un collimatore passivo. Questa è una collimazione elettronica, si dice, perché sono andati a vedere questo e questo, e so che vengono dallo stesso decadimento, so che sono a 180 gradi e quindi ho trovato la linea di volo. Questa è la stessa figura di prima vista, fatto un po' più di chiacchiere. Quindi, qual è il discorso? Il positrone decade, perde energia per urto con tutti gli altri elettroni. Questo percorso è quello che si chiama il range del positrone. Questo farà sì che ci sarà qualche errore di misura alla fine per sapere dove era il positrone, perché uno crede che sia qui e invece poi l'atomo era qua giù. Però è poca roba, un paio di millimetri per quelli più elevati energia, frazione di millimetri. Però si sa valutare se si conosce l'isotopo. Poi esplode incontrando questo elettrone, fa due gamma, e i due gamma io li vado a rivelare. Stavolta è chiaro che non mi basta un rivelatore, mi ci vuole il rivelatore e quello opposto. Poi com'è che non sono sicuro che vada in questa direzione? Morale, ci faccio un bel anello di rivelatori. Quindi faccio un anello completo di rivelatori e vado a prendere tutti i rivelatori, tutti i segnali che sono stati emessi in simultanea. Devono arrivare insieme questi segnali, entro un certo intervallo di tempo. Quindi la PET è basata sul principio della coincidenza temporale. Cioè abbiamo cioè un circuito che vi dice che questo evento, che io ho segnalato come evento buono, mi deve arrivare entro un certo tempo. Non posso aprire un contatore e poi stare a aspettare per un'ora che mi arrivi quell'altro, perché arriveranno tutti quegli altri fotoni che sono derivanti da altri decadimenti. Chiaro che più il tempo è breve, meglio è, meno fondo ciò, però questa è tecnologia, non è più né fisica né matematica. È la tecnologia quanto la mia tecnologia mi permette di fare le coincidenze. Oggi non si fanno 20 nanosecondi, si fanno 4 nanosecondi, si fanno 2 nanosecondi, e questo permette di avere un segnale sempre più pulito. E questo è il principio ripetuto delle linee. Ecco che nell'aspecte ruotante io ho tutte queste linee che sono dove io ho visto l'evento collimato, mi metto un altro angolo, c'è un'altra linea, un altro angolo, c'è un'altra linea. Nella PET ce l'ho tutte insieme, perché ho tutte queste linee qui, tutte queste linee qui, tutte queste linee qui, quindi è chiaro che la PET è anche più rapida nella sua presa dati, ci permette di raccogliere contemporaneamente tutte le viste. Il tempo di volo è un divertissement che vi risparmio. Quindi questo è lo schema della PET. A Pisa ci sono una PET, due PET mi sembra ora, una di nuova generazione, una di vecchia, a medicina nucleare, e ormai è diventato uno strumento abbastanza insostituibile, soprattutto in oncologia. Anche se, queste ve le tolgo, anche se la PET è partita con l'Alzheimer. Ora vi faccio, per metterla più leggera, vi faccio un aneddoto. Nel 1984, 85, io sono stato a Berkeley in California negli anni 80, 81-82, per un paio d'anni, e lì stavano sviluppando a Los Angeles soprattutto, io sia lei, la PET. A un certo punto, come accade anche nei migliori centri di ricerca, gli mancavano soldi, non sapevano più come andare avanti, era una cosa abbastanza costosa a quei tempi da sviluppare. Il presidente, l'ex governatore della California era Ronald Reagan, che era diventato presidente. Questo si può si può registrare anche, però disclaimer, è un aneddoto, non è storia. Il presidente era Ronald Reagan, e Ronald Reagan era alla Casa Bianca, e si mormorava che avesse un principio di Alzheimer. Allora i miei amici californiani, che conosco bene, dissero: andiamo a vedere se ci dà un contributo. Andarono, li presentarono queste, le prime teste che avevano fatto,
e avevano dimostrato in qualche maniera che la distribuzione del tracciante, questo è fluoro desossiglucosio, in realtà fu fatto col carbonio desossiglucosio, ma non importa, in una persona normale sono sezioni transassiali, queste sono irrorate, in una persona con l'Alzheimer queste zone parietali sono in assenza di irrorazione, e così queste sono irrorate e queste sono in assenza di irrorazione, queste due parietali alte e parietali basse. Questo era su un malato di Alzheimer e su una persona normale. Questo si parla dell'83-84. Le risoluzioni sono orrende, si vede quasi niente, bisogna proprio sapere cos'è. Però andarono e gli dissero, guardi, Presidente, noi forse potremmo avere la soluzione per tutti coloro che hanno questi problemi, eccetera, eccetera, per fare la diagnosi. Morale, tornarono con, mi dicono, un assegno di un e quant'era di un miliardo di dollari, può essere? Un milione si fa in un attimo lo sviluppo, 100 milioni forse, forse era 100 milioni di dollari. Da lì partì tutta la corsa alla PET, e il suo più grande successo è stato questo, la diagnosi del Parkinson. Questo è il fluorodopa, un tracciante specifico del Parkinson, questo è un recettore del cerebrale che risponde sano, questo invece è un recettore malato e questo è indice di Parkinson. Questo è anche ora oggi la diagnosi specifica, non si fa col fluorodopa, si fa con un tecneziato, ma è la stessa cosa. E poi dopo la cosa è, se voi avete mai sentito la risonanza magnetica nucleare funzionale, ovvero sia se faccio questo si attiva questa zona del cervello, se faccio quest'altro si attiva questo, il fumatore, il cocainomane attivano le stesse zone cerebrali, quindi c'è una risposta fisiologica simile a queste due droghe. Bene, queste erano le prime cose fatte con la PET, sempre in quel periodo, sempre da quel gruppo, le faccio perché fanno storia, non per altro, e questa era la zona del cervello che si attiva quando uno guarda qualche cosa. Queste sono le zone che si attivano quando uno ascolta. Questo è sempre in transazione, quindi questo è l'occipitale dietro. Questi sono i laterali auditivi vicino all'orecchio. Questi sono i laterali vicino a quando uno pensa. Dice, ho la testa che mi scoppia da quanto penso. Eccola qua. Perché c'è tutta l'attività neuronale. Questo quando uno ricorda, sono i centri della memoria e sono simili, se vedete, alla zona dell'Alzheimer. E questa quando uno lavora, dice quando lavoro proprio il cervello mi si riposa, eccolo qua. C'è una verità in queste cose, non sono battute. Bene, l'ultimo argomento è quello della risonanza magnetica. Come vedete anch'io mi sono allineato e ho tolto magnetica nucleare, ho messo magnetica, però è nucleare. E essenzialmente la risonanza magnetica nucleare ora fa cose molto più importanti, ma è partita come il neuroimaging, come l'immagine del cervello, e il suo campo specifico è quello del cervello, dove combatte con la PET e combatte con l'ATC. Questa è l'immagine transazione cervello dell'ATC, questa è della PET e questa è della risonanza. Vedete subito una differenza tra queste due, che sono in questo caso entrambe anatomiche. Qui guardate come vedete bene i dettagli del tessuto molle, della materia grigia e della materia bianca. Qui no, qui si vede che tutto cervello è tutto uguale, però si vede bene il cranio, che qui c'è un'infrazione cranica, si vede se c'è un tumore che è di diversa densità. Questo perché la risonanza è specializzata nel distinguere tra tessuto molle e tessuto molle, perché sfrutta la proprietà dell'acqua, sfrutta l'idrogeno. Questo è il famoso spettro elettromagnetico, si trova su tutti i libri, per farvi vedere che anche questo libro, e anch'io purtroppo che copio dal libro, questa è la radiografia raggi X, questa è la TAC che usa energia un po' più alta, 200 keV invece che 70, questi sono i gamma, è vero che i gamma di medicina nucleare sono energia più elevata, ma i gamma non hanno quel significato. Dove si va a collocare la risonanza? Eccola qua, la risonanza è qua, quindi questa è la divisione tra le radiazioni non ionizzanti e le radiazioni ionizzanti.
Le ionizzazioni ionizzanti, dice la parola, sono quelle che ionizzano. Se ionizzano, quale problema hanno? Che se vanno a ionizzare il DNA, in particolare se fanno il double breaking, la doppia rottura del DNA, creano dei danni. Questi danni possono essere di carattere distruttivo, il DNA muore la cellula, non vuol dire nulla, somatici, oppure possono essere degenerativi sulla cellula, la cellula si riproduce sbagliando il codice, che è quello che accade con una cellula tumorale, e quindi possono, con un certo rischio stimato in funzione della dose, creare il cancro. Morale, queste che stanno, le reazioni che stanno da questa parte, non hanno questo effetto, sono da questo punto di vista sicure. Vuol dire che sono assolutamente sicure? Questo non si può mai dire nulla. Quello che si dice, un fisico, a tutt'oggi non sono stati dimostrati effetti nocivi delle radiazioni, delle onde radio, della risonanza. Bene. Come funziona la risonanza? La risonanza funziona tutto sulle proprietà dello spin. Lo spin vuol dire nient'altro che la rotazione. La rotazione di cosa? È la rotazione delle particelle elementari. Dentro ci abbiamo il protone e il neutrone, e nel nucleo questi non stanno fermi, questi ruotano su se stessi. Questo processo di rotazione si chiama spin. Però i nuclei possono avere spin, possono avere spin zero o spin diverso da zero. Perché? Perché vale il principio di Pauli nella schematizzazione dei vari livelli. Se io ho due protoni, il primo mi si mette così e ruota così, e il secondo mi si mette così e ruota così, più un mezzo meno un mezzo fa zero, spin è zero. Quindi i nuclei che hanno numeri pari di protoni e di neutroni hanno spin zero. Su questi nuclei non accadrà niente. I nuclei che hanno invece protoni con spin zero, ma neutroni con spin diverso da zero, non dovrebbe accadere niente lo stesso, e invece accade, ve lo dico tra un attimo. Qui i neutroni che hanno spin zero e i protoni diverso da zero, accade. Cominciamo dai protoni, che è più facile. Questi protoni che hanno spin diverso da zero, questi nuclei, scusate, dove c'hanno uno, per esempio, prendiamo quello più semplice, l'idrogeno, c'è un solo protone, c'hanno spin un mezzo. Questo protone carico che ruota, l'avete fatto quando vi siete laureati in matematica, fisica 2, e avete fatto la corrente, la spiegazione della corrente, ecco, una carica che ruota è una corrente, e una corrente provoca un momento magnetico. Bene, questo spin c'ha un momento magnetico, c'è un momento magnetico, e questo momento magnetico, se il campo non c'è, è orientato in qualsiasi direzione. Se c'è un campo elettrico esterno, magnetico esterno, si allinea lungo il campo magnetico. La somma di tutti questi magnetini fa quell'M grande che si chiamava il vettore di magnetizzazione. Quindi fa una magnetizzazione che è diversa da zero. Cioè questa sostanza si magnetizza. Ora, non è che tutto il corpo umano si magnetizza e diventa un magnete, se no addio. La percentuale è circa 1 su un milione. 1 su un milione si magnetizza, gli altri, per questioni statistiche, per il moto browniano, per gli urti, rimangono demagnetizzati, se no si diventerebbe tutti calamite. Quindi ma è sufficiente questo numero per poi permettere di misurare qualche cosa. E il processo è un pochino più delicato, non è che si magnetizzano, ma è come una trottola nel sistema gravitazionale. Cioè questo magneti, o questa magnetizzazione, trimagnetizzazione, precede attorno al campo magnetico, così come una trottola meccanica precede attorno alla direzione gravitazionale. L'unica differenza è che la trottola, quando procede molto vicina all'asse, ha massima energia. Quando va giù per terra, ha minima energia. Infatti, incomincia a rallentare e casca. La magnetizzazione, invece, è il contrario, perché, se vi ricordate, l'energia potenziale è meno magnetizzazione prodotta scalare B. Cioè, il minimo di energia si ha quando è giù e il massimo si ha. Cioè, scusate, il massimo si ha quando è giù e il minimo si ha quando è su. Quindi quando sono allineate col campo magnetico sono in una buca di energia. Bene, cosa accade? Che ruotano tranquille in questa buca di energia e ruotano attorno a questo oggetto. E ruotano con una certa frequenza.
Questa frequenza si chiama la frequenza di Larmor. Questa non è la frequenza, è la pulsazione. Ci saranno due pi greco, ma i due pi greco per i fisici non contano, vanno e vengono. Noi inventiamo sistemi dove tutto è uguale a uno e ci dimentichiamo. Dovrebbe essere la pulsazione. Quindi ni è legato a un 2 pi greco. Questo ruota attorno alla magnetizzazione. Quello che accade è che se a un certo punto io fornisco energia elettromagnetica a questo magnetone, ricordate che era nella buca, era nel punto più basso di energia, e quindi questo acquista energia, questo che farà si inclinerà, cioè l'angolo di rotazione aumenta, fino a che, nella cosa normale, diciamo, poi nell'applicazione vera, si fornisce tanta energia da portare questa magnetizzazione sul piano orizzontale, quello che si dice dandogli un B1, nel gergo, quello assiale era B0, questo è B1, è gergale, vuol dire semplicemente che io l'ho fornito abbastanza energia per farlo andare sul piano orizzontale. Fin qui non so cosa farci, ho speso energia, però quello che io posso fare è questa cosa bellissima, che posso andare a dirgli, certo, te stai girando con una certa velocità, ma io come faccio a sapere dove sei collocato? Perché a me sapere che questo protone va a questa velocità va bene, vorrei sapere dove è collocato. Allora, quello che gli faccio, il campo B0 che gli do dall'esterno, lo do bello grosso per tutti, poi però metto dei gradienti di campo, cioè metto delle piccole calamite, essenzialmente bobine, che danno una variazione di campo punto per punto. Se vi ricordate quello che vi avevo fatto vedere prima, la velocità di rotazione di Larmor, questa, è proporzionale a B0. Questo oggetto qui, omega proporzionale a B0. Se invece che essere B0 è B0 più un pezzettino, omega è omega più un pezzettino. Allora, quando io vado a dare la radiofrequenza da fuori, è come alla radio. Se voi ci avete ora digitale, ma una volta quando ci girava la manopola della frequenza, se mi mettevo su una frequenza, prendevo quella frequenza e basta, non prendevo tutte le altre. Così la radiofrequenza, che è frequenza esattamente nello stesso sistema ondulatorio, nello stesso range di onde, va a colpire solo quel particolare quadratino. Cioè in qualche maniera io posso stimolare punto per punto dall'esterno. Quindi la localizzazione spaziale io la ottengo semplicemente modificando la frequenza di Larmor di questi oggetti. Questo, vedrete, è molto importante e semplifica molto le ricostruzioni. Quindi io l'ho dato la radiofrequenza, quello che risponde a quella radiofrequenza perché l'avevo opportunamente modificata mi va sul piano orizzontale, e a questo punto quello che faccio, queste sono le solite sezioni, coronale, assiale, sagittale, aspetto che dopo un po' questo che è andato giù ritorni su, perché come una pallina che io la metto in un profilo, la sposto su un bordo, e questa poi piano piano, pricche, bracche, per energia, si riposiziona nella posizione di minimo, questo fa esattamente la stessa cosa. E quanto tempo ci mette? Ci mette quello che si chiama il tempo T1, anche questo è gergale, anche se vi siete fatti la risonanza non vi dicono T1, T2, pesato T1, pesato T2, fagli l'anatomica, non vi dico niente. Però cos'è T1? T1 è il tempo in cui questa magnetizzazione torna nella posizione normale, quella lungo il campo, avendo perduto energia e ceduta l'energia all'attice, come si dice, all'ambiente. È come la pallina che struscia su questo profilo, per attrito perde energia e si rimette lì. Questo sarà un certo T1. Però può perdere anche energia in un'altra maniera. Ecco, questo è il tempo, questa è la caratteristica curva del tempo di rilassamento, che si chiama free induction decay. È la curva con cui perde energia. Può perdere anche energia in un'altra maniera. Fate conto che dentro questa vaschetta non ci sia una pallina sola, ma ci siano tante palline. Quindi non perde solo per attrito, ma perde anche urtando le altre palline, per urto. Bene, lì è uno spin che perde per interazione con gli altri spin.
cioè quello che si chiama l'interazione spin-spin. E questo ci avrà altri tempi caratteristici, perché dipende da quanti sono gli spin, come sono lontani, eccetera. Quindi questo tempo di rilassamento si chiama T2. Allora, ci avete due tempi caratteristici con cui una magnetizzazione perturbata ritorna al suo stato fondamentale. O il tempo T1, che deriva dall'interazione con l'ambiente, o con il tessuto nel complesso, o tempo T2. Questa funzione è spiegata da questo oggetto qui. Questa è la funzione, e voi andate a misurare quant'è la magnetizzazione a un certo tempo rispetto a quella iniziale. E la differenza di magnetizzazione vi dice non tanto T1 e T2, ma vi dice, perché è molto sperimentale per ora, vi dice se il tessuto è grasso, fibroso, tumorale, cioè che le proprietà del tessuto vanno a influenzare proprio queste risposte T1 e T2. Quindi voi andate a studiare tutto quanto dalla risposta, dal rilassamento della magnetizzazione di un atomo, in particolare prendiamo quello di idrogeno, è più semplice, ma si può fare col carbonio 13, col fosforo 31, con tanti altri elementi che hanno un momento magnetico e una magnetizzazione, e andando a vedere capite le condizioni dove si trova quell'oggetto. Non solo, ma avete una bellissima proprietà che per ogni frequenza di Larmor vi dà un punto. Allora, la ricostruzione stavolta, ve la farà vedere Panetta, è molto semplice. Voi fate l'analisi delle frequenze, fate l'antitrasformata di Fourier e avete la distribuzione spaziale. Qui si fa in un attimo, qui la ricostruzione è molto facile da farsi. C'è una risposta diretta, l'inversione non è un'inversione difficile, non è un problema mal condizionato, si fa molto bene. E questa è la descrittiva. Vedi, se c'è il grasso T1 è breve. Se invece ci sono strutture solide, cristalline, fibrosi o tumori, è T2 che è breve, intermedi. Ecco, questa combinazione, e allora l'immagine che viene in risonanza è un'immagine dove la grandezza si misura, non è più la densità, non è più la quantità di tracciante, ma essenzialmente è il tempo i tempi di decadimento T1 e T2. Questa è la grandezza fisica che uno misura, che è collegata a fenomeni fisiologici e fisiopatologici. Tomografi sono un pochino più complicati, le frequenze sono quelle, dipendono dal campo. Vi ricordate al solito la frequenza di Larmor è proporzionale al campo, più il campo è grande più aumenta la frequenza, quindi sono problemi tecnologici più complessi. Questo è il 7 tesla di Calambrone, l'unico grande tomografo che esiste in Italia, 7 tesla. I tomografi si dicono come si ordinano con la grandezza del campo. Campo magnetico 1.5 tesla, è stato il primo clinico. 3 tesla sono quelli qui a Santa Chiara, a Cisenello, ce ne sono 3 o 4 mi sembra di 3 tesla. 7 tesla in Italia ce n'è uno solo. Perché si aumenta il campo? Perché se si aumenta il campo la risoluzione spaziale è molto migliore, è difficile a dirvelo, farvelo vedere, ma la risoluzione in frequenza è come una radio ad alta modulazione di frequenza, essenzialmente, ecco, rispetto a una radio normale. E questa è un'immagine anatomica, e guardate come riesce a individuare bene a livello cerebrale tutti i pattern. Questa non è neanche un 7 tesla, è un 3 tesla standard, oggi si vede molto meglio, e questa è la zona del cervelletto, e dall'altra parte qui ci sono lo striato e tutte le altre parti cerebrali. Quindi dalle informazioni estremamente precise. E queste sono tutte le applicazioni, la risonanza spettroscopia quando si usano altri elementi, per esempio il fosforo, esempio la colina, cioè il carbonio 13 per vedere se ci sono cose tumorali, insomma ci sono tante atomi che possono essere utilizzati collegati a delle strutture che vi danno delle informazioni.
processi di diffusione cerebrale, processi di perfusione. L'unico, l'ultimo che voglio far vedere, non so se ce l'ho, è questo. No, questo non me lo faccio vedere troppo presto. Fare clic per inserire le note, ora sono venute tutte insieme. Non so farlo ritornare, ma ci siamo quasi. Allora, come lo facciamo a far rimettere l'ultima? Se me ne sa rimettere mentre gli dico due parole io? A voce mette solo la penultima diapositiva. Questo mi porta a dirvi che domani e il 16 avrete delle lezioni molto più interessanti e molto più forti per voi. Questa era un'introduzione. Ma c'è, scusi, un'altra cosa che voglio far vedere, è attaccata all'ultima diapositiva. Il 21 di marzo, forse qualcuno lo sa già, forse qualcuno no, apre a Pisa una mostra a Palazzo Blu che si chiama Uomo Virtuale, esplora il corpo. Questa, la fisica esplora il corpo, è una mostra con 7 sezioni, le quali vi leggo i titoli, ora poi ve la do, segnali fisici, guardare attraverso, particelle per curare, eccetera. È una mostra che è rivolta alla popolazione. Quindi è a livello, come si dice, fondamentale anche in questo caso, però lo vedevo stamani, stavo facendo l'allestimento, grazie. Eccola lì, è molto bella e è molto adatta, riteniamo, per gli studenti delle medie superiori, anche per certi versi per le medie inferiori, se ci sono opportunamente preparate. Ora, siccome mi sembra di capire che voi siete insegnanti delle medie superiori, o se siete dei medi inferiori lo stesso, io qui ho un certo numero di opuscoli che sono stati finiti di stampare stamani, quindi ve li passate tra di voi, poi ce ne sono degli altri. Questa apre dal 21 di marzo al 6 di luglio, è stata organizzata dall'Università di Pisa, dall'INFN, dalla Scuola Normale, dalla Scuola Sant'Anna, chi più ne ha più ne metta, e credo che funzioni come le altre cose, cioè mediante accordi con le scuole che vanno lì, vengono fatte le visite guidate e cose di questo genere. Credo che sia una buona cosa da un punto di vista proprio educativo. Detto questo, mi sembra che l'ultima era la fine. Quindi io mi sono dilungato a lungo. Vi ringrazio per la pazienza.